La regione non aveva più la disponibilità delle chiavi perché c'era il commissario liquidatore, ma c'era il liquidatore del fallimento, quindi è rimasto tutto bloccato per anni e anni e anni. Chiaramente l'ISRIM aveva, no, tutta una serie di rapporti con altre società. Adesso, oggi no, ce l'ha ridato poco tempo fa, è da poco, sarà considera che ancora, ma neanche, considera che ancora dentro ci sono dei, nella parte della bassa di là ci sono delle documentazioni che deve prendere il curatore fallimentare. Anche se si ritagli le chiavi, i tempi di contingentità, che stanno tutto di un lavoro di insistenza, perché comunque il fallimento non l'hanno ancora chiuso. Solo che hanno dovuto prima dire che tutti i beni mobili che stavano qui non erano più interessanti per la massa fallimentare, giusto avvocato? Quindi hanno prima dovuto dire che nessun bene mobile che era più dentro era utile. Una cosa del genere, non è che quando riprendi lo so, certo, fai qualcosa.